Una brutta sconfitta inaspettata per certi versi, il Bari diciamo, aveva due risultati su tre, adesso la situazione si è capovolta, che Bari hai visto? Beh, ho visto un Bari un po' ha rinunciato al risultato, acerbo, diciamo, quindi speriamo che il San Nicola spinga tutti per andare in questa finale. Sei fiducioso? Beh sì, dai, però penso che comunque... L'errore è stato un po' la formazione, perché l'allenatore secondo me poteva dare qualcosa in più con i cambi. Te lo faccio dire a te. Sì, doveva entrare Floruccio, doveva entrare e poi Moracchioli, non so perché non l'ha sfruttato. Era da vincere questa, però... Ritorno, però dai, Speriamo, l'unico fatto è che quando lo stadio è pieno, il Bari, quindi speriamo. La pressione. Speriamo. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, è un peccato, a difesa schierata che tu prendi gol al 92esimo, è proprio una roba allucinante. Dobbiamo credere! Un Bari deludente, sinceramente, non per fare il classico tifoso medio, però la formazione iniziale non è stata all'altezza, cioè mettere il tridente quando non si è fatto neanche un'azione nitida da gol vuol dire che... Non si è capito molto della squadra. Fiducioso per il ritorno? Ovviamente, sì. Peccato perché cambia notevolmente lo scenario, perché sappiamo che il Südtirol verrà a Bari col pullman davanti alla difesa, non sarà facile per noi. Peccato perché il Bari forse è stato un po' troppo rinunciatario oggi. Fiducioso per il ritorno? Speriamo di sì, per forza. Bari non ha intrapreso una partita per vincere, quindi comunque al ritorno ci aspettiamo di tutto. E fiducioso? Io penso che il ritorno il Bari, col fatto che debba vincere in ogni caso, assolutamente potrà dare qualcosa in più. Purtroppo giocando così non ci si poteva aspettare un risultato diverso. Il Bari di solito non c'è stato in campo, abbiamo giocato sempre palle indietro, palle orizzontali, abbiamo perso anche la palla in difesa giocando fra di noi. Era possibile poter prendere un gol così, non abbiamo fatto un tiro in porta. Avrebbe potuto utilizzare ben altri giocatori, penso che i cambi abbiano influito in maniera importante. Per il ritorno è fiducioso? Certo, questo non possiamo non esserlo, sarà difficile, bisognerà stare attenti soprattutto a non subire nessun gol. Un Bari troppo rinunciatario, doveva attaccare fin da subito, invece ci siamo chiusi e dovevamo andare là per vincere. Secondo me abbiamo sbagliato l'atteggiamento della squadra. Per il ritorno sei fiducioso? Speriamo. Che non facciamo la stessa partita, speriamo che con il pienone ci possiamo scuotere. No. Cioè, una squadra che vuole vincere i playoff, che vuole puntare alla Serie A, non può giocare per lo 0-0 perché la matematica, poi la legge dei playoff fanno sì che il pareggio da... Tu devi andare là, te la devi giocare, devi quantomeno provare a vincere. Sei fiducioso per il ritorno? Lo sto dicendo a lui, cioè, questo gol preso così ti impedisce di giocare per lo 0-0, quindi comunque in qualche maniera devi fare la partita e lì vedremo se hai la faccia del corridoio o no. Che Bari hai visto? Bari, diciamo, spento, molto spento. Spero che questo gol possa essere da stimolo per il ritorno. Spero solo. Fiducioso? Fiducioso sì, sempre. Ci crediamo!